una soluzione acquosa di un soluto non noto in concentrazione 4,41% peso su peso presenta un abbassamento del punto di congelamento, quindi delta T crioscopico, di 0,778 gradi centigradi. Calcolare la massa molecolare della sostanza disciolta, quindi peso molecolare, chiamiamo la sostanza A. Il problema ci dà la K crioscopica dell'acqua, che è 1,86 gradi centigradi per chilogrammo su mole, e poi ci dà la costante ebulloscopica dell'acqua, che è 0,52 gradi centigradi chilogrammi su mole. Quindi, se la nostra soluzione contiene questa concentrazione di soluto, noi dobbiamo andare a capire qual è la molalità di questo soluto e dalla molalità poi risalire alle moli e successivamente al peso molecolare. Partiamo però prima dalla formula, cioè delta T crioscopico uguale molalità per K crioscopica. Allora, delta T crioscopica ce l'ho, la molalità non ce l'ho, ma ho la K crioscopica. Benissimo. Quindi molalità è uguale a delta T crioscopica fratto K crioscopica, cioè 0,778 diviso la K crioscopica dell'acqua è 1,86. Quindi 0,778 diviso 1,86, 0,418 molale. Quindi la molalità mi sta a indicare le moli su chilo di solvente puro. Quindi in questo caso io ho 0,418 moli del soluto A su un chilogrammo di acqua. Ok? Ora, se però il problema mi dice che il solvente è concentrato al 4,41% peso su peso, significa che io ho 4,41 grammi di soluto A e il resto, perché questa è una concentrazione percentuale, è di solvente, cioè di acqua. Quanto praticamente l'acqua corrisponde a 100 grammi meno 4,41. Ricordiamo, la soluzione è data da soluto più solvente. Quindi io avrò 95,59 grammi di acqua. E in queste 95,59 grammi di acqua sono disciolte un numero di moli X che corrispondono a questi 4,41 grammi. Cioè, se la mia soluzione è concentrata a 0,418 molale, significa che io ho 0,418 moli di A in un chilo di solvente di acqua, ma io non ho un chilo di solvente di acqua. Di acqua io ne ho solo 95,59 grammi, per cui le mie moli saranno X di A sta a 95,59 grammi, però attenzione, lo devo esprimere in chilogrammi, quindi 0,095, posso mettere tutte le cifre, 559 kg. Benissimo, quindi le moli di A sono uguali a 0,418 per 0,095599 diviso 1, quindi rimane così, per cui 0,418 per 0,095599. Quindi ho praticamente 0,03995, quindi posso ragionevolmente scrivere 0,04 moli di soluto A in questa soluzione. Benissimo. Per cui io adesso posso, attraverso la formula indiretta, quindi moli uguale massa in grammi fratto peso molecolare di A, conoscere il peso molecolare di A. Come? Praticamente facendo massa in grammi fratto il numero di moli. La mia massa in grammi è questa, 4,41 grammi. Il mio numero di moli abbiamo visto essere questo, 0,04 uguale 4,41 diviso 0,04, 110,25. Quindi il peso molecolare del mio soluto A è uguale a 110,25.